Buongiorno. Buongiorno. Saluta Shanti. Shanti, nuovo look. Fatti vedere. Wow, bellissima. I ciucci, tutta bella rasata, carina. Senza. Cristian, che cazzo fai? Senza più tutto quel pelo ingombrante. Oh. Vero? Contenta? No. Arrabbiata. Giochiamo, giochiamo. Shanti adora giocare col papà. Specialmente di prima mattina. Sì, va bene, Cristian. Allora, che faremo oggi? Non lo sappiamo. Allora, Anzi. dovremmo andare a fare. Ahia! Dovremmo, hai Dovremmo detto andare a fare bene, spesa. dovremmo. E poi. C'è la lavatrice in sottofondo, ma forse voi non la sentite. No, non la sentono. Meglio. E. Vabbè, poi io pomeriggio me ne devo Tipo andare. Sì. Spider-Man. Io pomeriggio me ne devo andare. E quindi. Au! E se te ne mordo io le zampe. E se te ne. Vabbè, non te ne mordo. No, mi botta sul naso che mi ha dato. Se ne mordi le zampe, zitto. Basta, basta, dai, calmiamoci. E vabbè, dovremmo dare anche una sistemata a casa. Dovremmo, sempre Dovremmo, dovremmo sempre lui. dovremmo. Poi alla fine, che è successo? Scappa il Spero sangue. di no, ma è una sberla, ragazzi. E io vorrei Shanti, far ma che vedere fai? i microbuchi che lascia. Aspetta! Wow! Basta, oh. Ma Ci dopo ti calmiamo un lecca po'. però, dopo ti Sì, lecca. vabbè. Basta, dai. Dai, ma lei è una principessa Oh. dolce e coccolosa. Ehi, ehi, ehi. Basta. Dai, Shanti, su, fai la brava, eh. Abbiamo giocato, basta. Le mani di papà si sono quasi rotte. Ok, allora non c'è più motivo di restare qui. Vero? Che motivo abbiamo di restare qui? Che per caso hai sbadigliato? Può darsi. Un maialino. Queste mordi. Queste dietro, queste avanti, queste dietro, queste avanti, queste dietro. I giochi non sono ancora finiti, no? Non vale il braccio. Poverino, e fa la moccica. Ste zampette dietro che scalci, cosa scalci? Cosa pedali? Petto di pollo. Petto di pollo, guarda. Liscio proprio? Dov'è? Dov'è che caschi? Il suicidio per liberarsi è contemplato. Più grossa la mano di te, cosa vuoi morde? Noi ci abbiamo da fare, non possiamo stare tutta la mattinata a fare questi giochini divertenti e irriverenti con te, hai capito? Non è d'accordo. Strano grande, non la riesci a mordere, eh? Non so chi è più piccolo tra i due. Sicuramente Shanti. Non Io di. riesco a mordere le mani di Shanti, perché non riesce a mordere le mie. Che domanda. Intendevo per età. Ho scelto. Tu. Basta giochi. Basta giochi. Boom! Dai, racconta la storia, basta giochi.
Niente, con questa storia basta giochi, praticamente era 2 o 3 giorni fa, stavamo in sala e stavo sdraiato a terra che facevo un po' di addominali sul tappetino con le plastiche. Sì. Così. E arriva lei. E arriva lei che come sempre, come adesso, morde le mani per giocare così. Ok, giochiamo un po' così, poi faccio Shanti, basta, 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 basta giochi! Si ferma un attimo, mi guarda e poi mi salta. A due zampe. Di forza proprio sulla faccia e una zampa mi entra proprio in bocca. In tutto questo Leonora stava lì e rideva. Sì, perché l'ha guardato per 30 secondi. Ah sì, basta giochi. Boh, mangi di sta zampa. E così. Il suo basta giochi non gli è piaciuto. No. Shanti. Amore. Amore, il Fox non ci dà una mano. Amore, oh, quanto sei bella. No. Ancora. Dai un bacino così finiamo, dai. Dai, bacino a papà, su. Dai un bacino. Oh, amore. Brava. Bene, stiamo andando a fare la spesa. Solite strade piene di fossi, buchi. Buche, dossi. E fa caldo oggi, scusate, qua sono tutta roscia, ma non so che cacchio che m'ha preso, sono tutta rossa. Boh, sono ancora viva, l'importante è quello. E non riesco a metterlo meglio, così va bene. Stiamo andando a Bruspin e prima d'acqua e sapone e poi da Bruspin, e appena abbiamo fatto, come sempre, mostriamo il bottino. Io sto ancora acciaccata. Sì, sto ancora acciaccata. Si vede comunque. E andiamo. Velocissimamente tiro fuori le cose da frigo, così poi le metto dentro. Allora ho preso il prezzemolo, siamo stati da Eurospin, l'ho già detto, probabile, prezzemolo tritato, basilico tritato, poi abbiamo preso le ciliegine di mozzarella della Land, questi li chiamano girasoli, tipo ravioli ai carciofi della Tremolini, giusto? Sì, poi i gamberi indiani sgusciati, questi sono veramente buoni e costano veramente poco. I prezzi li vedrete in un angolo del video, non so quale. Pisellini finissimi, se non sbaglio. Piselli finissimi. Poi, oddio, questa busta! Una sorta di baguette di mozzarella per pizza. Poi oggi faremo varie cose, quindi vi spiegherò perché questo. Poi, Christian, perché l'ha voluto Christian semplicemente? Ah, ma dai! Come ma dai? Sì, ma... Perché poi ti difendono e non hanno... Proprio ragione. Sì, no, l'ho preso io al caffè, perché tanto a lei il caffè non piace, quindi gelato al caffè è per me. Non perché io non mangio gelato, semplicemente perché Christian ha preso quello al caffè che a me fa schifo. Esatto. Ma io sono colpevole esattamente lo stesso. Lei ha preso. perché ho preso quello al tiramisù che è 300 volte meglio. Okay? Che comunque mangio pure io quello, perché io nel senso non è che. Poi tu sei quello povero disgraziato che io tratto come un fagocero ciccione quando te lo puoi permettere. Ma certo, ma mangia pure. Ora metto in freezer / frigo tutto e poi faccio vedere il resto. Poi abbiamo preso queste patatine al barbecue della Mappo Kids. Vi faremo sapere come sono. E questi che già sappiamo che sono, praticamente sono la foto... Ah, magari... Brava. Sono la fotocopia dei Fonzi. Come sono questi? Sì, sono buoni, veramente. Sembrano proprio i Fonzi. Ancora patatine. Però potresti dire... Queste le ho prese io.
Questo. Cosa? Allora, i fonzi non li volevo io. Ok, quelli li ho presi io, per il resto. E le tortiglie le ho prese io e quelli a barbecue li ho presi io. E questi? Questi li ho presi io, sì. Okay, ok, vabbè. Fermenti di mais. Beh, io nel dubbio li aprirei e li assaggerei. No? Cosa? Tra 3 secondi mangiamo. Vabbè. Dai, okay. Okay, no, dai, dai. Vuoi fare l'assaggio in diretta? No, sono dai. Contenti sicuramente vedere l'assaggio. Vai, allora, dai, uno. Ho più sete che fame, però. Però nel dubbio. Nel dubbio. Tieni. Con queste mani grandi. Zitta, eccolo. Oh. Vedi come vengo trattata. Che buoni. Ma che c'è, la paprika? No. Ok, poi... ho preso, tipo... Sì, c'è la paprika. Vedi che papille gustative che ho? Sì. Sono... sei una papilla vivente. Sono una papilla vivente. Peperoni gialli e rossi, ne ho presi un quintale perché poi vi spiegherò in un altro video. Perché? Stessa cosa per le zucchine, ma non le vedo, quindi... amo essere! Questi qua è la prima volta che li prendiamo e siccome ho visto sul canale di 55, Winston 55, che vi consiglio, sono dei ragazzi fantastici veramente, ho visto che hanno recensito questi qua e sono, dicono che sono ottimi, li ho voluti prendere, sono anche senza glutine mi sembra, sì, c'era scritto talmente grosso che non lo vedevo, esatto. Senza glutine, senza olio di palma, insomma sanno di cocco, vediamo, c'erano anche quelli alla nocciola ma... uno alla volta, per carità. Pan bauletto, amo essere al camut, questo è buonissimo. Ti piace questo, vero? Sì. Allora, abbiamo preso una baguette da tagliare e congelare, se ci arriva. Sì, sì. C'era l'offerta sui funghi, questi qua sono champignon, ne ho preso uno, due, tre, quattro. Basta? Mangiamo i funghi. Non ne sono sicura. Vabbè. Sì, mi sembra che avevamo fatto. Questo andava in frigo, fantastico. Vabbè, bene. Tanto lo mangiamo adesso, salmone. Poi ho preso un pesto con l'aglio, perché tanto noi senza o con la differenza non la captiamo, anche perché ne prendiamo un cucchiaino piccolo e poi lo mischiamo con Philadelphia perché è solo il pesto. Un po' troppo forte. Ci fa schifo. Poi abbiamo preso il latte. Questo l'ho preso per Christian. Sì, questo... questo lo voglio assaggiare senza io, lattosio. Sempre senza lattosio. Sempre amo essere. E costa pochissimo. 0,99 se non sbaglio, sì. Voi lo vedrete scritto. Questa linea amo essere ci piace. Poi, stavolta questi li ho presi io perché Christian odia la banana e qui c'è la banana. Sempre della linea. Non è che qui, su qualsiasi, quasi ecco. Quasi tutti i cereali con la frutta, la banana c'è. Esatto. Ma tu vedrai, l'ho presi apposta. Perché tu non li volevi, allora l'ho presi io. Sì. Farti vedere che la banana nemmeno la senti. Ma io non la voglio proprio. Non mi piace. Perché ti piacciono questi così? Non mi piace, perché dopo quando... per la banana. Certo, dopo quando li mangio sento sta banana in bocca. Ma come non la sento? Vedrai che è disidratata e non la senti. Sì, ma se a te non piace una cosa... Ah, che testa dura. Vabbè. Comunque, se conoscete dei muesli senza banana... senza banana. tutti quegli altri, come ecco. Questi qui schifosi. Magari, ecco, che non siano proprio muesli al nocciole e cioccolato. Cioccolato, vabbè. Che... allora, sono buoni, per carità. Oh sì, sono buoni sicuramente. Io gli ingredienti meno visti non li voglio... vabbè, evitiamo. C'è lo zucchero, come se non ci fosse un domani. Poi, tanto prima o poi devo morire. Abbiamo preso questo... questa doppia vaschetta da 12 uova in totale di uova medie, le fragole, stavolta ho preso queste qui che ce n'erano di meno perché ci si rovinano sempre, i pomodorini, questi sono piccadilli, l'uvetta, questa qua veramente costa anche a 0,99 o 1 euro comunque, sì, questa è buona. Se vi piace l'uvetta ovviamente, vabbè certo. Poi ho preso le banane, queste sono per me. Queste sono proprio... anti-banana, un altro fungo. Ecco. Quindi dov'era. Siamo a 5. Kiwi. Kiwi. Poi ho
poi scalogno, ovvero uno, ovvero due. Se non cambi angolo del tavolo, fra un po' ti cascano le cose. Abbiamo appena preso, tranquillo, semi di sesamo. E un quintale di queste zucchine rotonde, che odio queste buste, guarda, che non trovo mai, e poi capirete perché un quintale, ok? Qualcuno ha voluto tipo 7 kg di noci? Sì, queste sono, le ho prese tutte io perché praticamente la sera quando torno dall'allenamento alle 11, 11 e mezza ho fame, molta. Siccome poi mangerei schifezze così, senza regolo, ecco, e allora ho detto vabbè, prendo un po' di noci che comunque sono fonte di proteine, magari anche un po' meno schifose di altre cose, ecco. Sì, ho capito, però a forza di permettermelo divento un bombolo. Uva. Questo, a parte il bombolo, è una questione di salute. Ma a me il bombolo che mi preoccupa. Il bombolo non diventerai mai per costituzione. Comunque, che c'è? È un panno e microfibra per... Panno e microfibra per... Oddio. E si è aperto. Si è aperto, ma c'è una cerniera. Sì. Questo praticamente se si va in palestra, da mettere sulla panca, da mettere, ecco... con la cerniera per mettere per esempio la chiave dell'armadietto. Vabbè. E ok, adesso tolgo questa roba qua e vi faccio la spesa da acqua e sapone. Da acqua e sapone abbiamo preso la carta igienica Sensitive. Inclinala un po' verso di te. Sensitive. No, ecco, bene. Sono 16 rotoli. Ci è voluto un attimo. 4 per 2 per... No, vabbè. Abbiamo capito perché ci è voluto tempo. Io in matematica sono un macello. Vabbè, poi abbiamo preso 8 brava rotoli, c'era scritto, di Scottex Toffli della marca Toffli. Toffli. Oh, poi, questo mi funge l'appoggio a me. No, non va bene. No, lo sai benissimo. Ammazzo la vita. Poi abbiamo preso per Shanti, ma non posso dire cosa, perché appena dico cosa ne vuole uno, quindi forse ha capito nonostante... No, sta andando per Shanti. Poi ammorbidente Mon Amour, che è buonissimo, buonissimo. Però tra questo e l'altro che abbiamo preso, che è questo qua arancione, io devo dire che preferisco... questa qua. Io invece vado più per l'azzurro. Sì, perché allora, questa qua è più dolce, più dolciastra, più legnosa, quasi da uomo, secondo me, nonostante sia dolciastra. Invece questo qua sa più di pulito, è più quella fragranza di pulito che sta proprio bucato. Invece quella là è più particolare. Comunque, entrambi buonissimi. Pagati veramente poi, poco. Sì, vabbè, c'ho lo scontrino qua, ma non ve lo dico, tanto che li scrivo sopra. Poi ho preso questo, che è stata una scoperta, perché mi piace tantissimo il Vucci... Vicinette Candeggina Gel. Vicinette Candeggina Gel. Vucci! Christian, sì. A una certa ora. Dai. Una. Perché mi piace? Perché essendo in gel si attacca e non scivola alle pareti del WC, del water. Come farebbe di solito Via Calle? Come fa Via Calle, che invece va giù tutto e non rimane attaccato. Invece questo qua è fenomenale. Mi è piaciuto tantissimo, pertanto ho preso questo e questo qui è quello Ocean Fresh. Quindi alla freschezza oceanica. Di oceano. Quando hai finito di fare il maestrino là dietro, ok? E ho voluto provare questo che Flower Fresh, prego, freschezza di fiori. Floreale. E non ho grandi aspettative, solitamente le cose floreali non sono un granché, però vedremo. Poi ho preso l'alcol, perché ho iniziato a pulire i vetri con l'alcol e non l'ho più abbandonato, cioè alcol forever. Ho preso lo svelto in onore di Christian che fa lo svelto. Che battuta! Mamma mia! Questo qua è quello al limone e ci troviamo benissimo. Lo compriamo da anni, lo ricompriamo.
possiamo. Lo ricompriamo, lo ricompreremo. Allora, poi, questa è una chicca. Questo qua non ho resistito, c'ha un profumo pazzesco. È olio d'argan del Marocco e fiore di gelsomino. È nuovo, della ultra dolce, un bagno schiuma. Vedremo. Questo Podovis per le scarpe. E sempre per le scarpe era in offerta quello di Scholl, dottor Scholl. Esatto, uno è spray e uno è senza gas. Esatto. Sempre spray, ma liquido. Liquido. E sono entrambi per i piedi, per le scarpe. Per le scarpe, non per i piedi. Vedremo cosa c'è, cioè quale ci piace di più. Poi, Cristian si è preso questi. Questi che sono tra l'altro buonissimi, sono unisex, quindi potrei anche fregarteli. Buono. Ti provvederò subito a portarli al lavoro. Questo invece è solo per te, è un Nivea Men per le ascelle, per esatto. Le cose che hai. Adesso le accorcio un po'. Poi io invece non ho resistito, ho trovato questi due cosi, due profumini nuovi, credo, nuovi, perlomeno nuovi per me perché non l'ho mai visti. E questo è la Magnolia. Questo? Questo è Narciso. Ne volevo prendere uno, però tipo che sono stata 3 ore lì. Quale prendo, Cristian? Quale prendo? Questo. Ho detto prendere entrambi. Per disperazione, non per altro, ma ho detto prendere entrambi, costano poco. Ok, finito. Adesso vi mostro che mi tolgo gli occhiali da sole. E siccome non sono stata bene, non sono truccata, conviene che ritengo finché mi vedete, poi adesso li tolgo e facciamo da pranzo. Allora ragazze, praticamente sono le quasi le 7, sono le 6:50. No, 6:45 di pomeriggio. Cristian è andato a fare la partita. Io continuo a non stare in perfetta forma e niente di non ci morirò, spero. Però non sto granché bene, poi insomma dovrò informarmi, credo, perché non credo sia normale, vabbè. E vi volevo far vedere, avete appena visto che cosa abbiamo, con che cosa abbiamo pranzato, ed era veramente la fine del mondo. E vi volevo far vedere una cosa nuova in casa Sunshine. Allora, vi mostro che cosa abbiamo creato in questo angolino qua alla mia sinistra, perché era un po' che mi girava in testa quest'idea. Scusate l'aspetto, ragazze, ma non riesco a fare di meglio oggi. E vi volevo far vedere anche un'altra cosa. Allora, aspettate un attimo che qua ho appena, sto montando i vlog, c'ho gli scontrini, il cellulare, c'è tutto. Vi volevo far vedere questa qua, che cos'è? Allora, questo barattolo mi è stato regalato da, credo da zia e le mie cugine, a Pasqua, se non erro, dell'anno scorso, qualcosa del genere, insomma non mi ricordo. E c'era, insomma, era decorato sul giallo. Io ho voluto renderlo più adatto a questo ambiente, e che cosa ho fatto? Inizialmente c'era una piantina vera, ovviamente, che però, poverina, non è riuscita a sopravvivere a me, perché è molto difficile sopravvivere a me, specialmente se sia una pianta vera. Ma io che cosa ho fatto? Ho comprato questa qui da Maison du Monde, che in realtà sotto ha un vasetto oro rosa, e ho capito, è sprecata per qua dentro, però sinceramente non ne trovavo una carina, e mi sembra che l'ho pagata tipo 9 euro, e ci ho messo la terra vera e i sassolini, così che da lontano, ma anche da vicino, perché è fatta veramente bene, sembra una piantina vera. E poi ho spostato il Buddha, quello là con la lampada, vedete? L'ho spostato qui, e qua c'è, vabbè, una candelina verde, esattamente dello stesso verde delle pareti della mia casa, che in pochi amano, però non fa niente.
Girandoci, ora vi mostro, qui praticamente c'è la scrivania, qua ho messo la stampante perché era una follia averla nell'altra stanza. E di qua, scusate il rumore, ma è la sedia, ho creato l'angolino centrifughe, tisane, tè, caffè, colazione, l'angolo colazione. Quindi ho tolto la libreria, ora vi lascio le immagini della libreria, vedete, ecco, prima era così, quindi avevamo tutta la libreria e i libri, i DVD e queste cose qua. Adesso invece abbiamo, ora vi mostro più nel dettaglio, vabbè, qua dentro ho tenuto le tazze, tazzine, insomma ci sono tazze, tazzine, sì vabbè, il cavalletto della mia videocamera, poi ci sono i liquori, varie cose che dovremmo utilizzare con Christian, pacchetti regalo e vabbè, cose così. E poi sopra ho messo la frutta, ho messo quella che ovviamente non va in frigo, perlomeno che noi non teniamo in frigo, quindi mele, uva, kiwi, noci e banane. Poi, queste qui sono le alzatine di Ikea, solo che alla fine ci sta anche bene, vedete, così una montata a 3 e una a 2, perché che cosa ha fatto l'amore mio? Praticamente questa, non volendo, era appoggiata, questa era identica a questa, ovvero a 3, ma era appoggiata per terra, lui essendo trasparente non l'ha vista minimamente e ha completamente, cioè ci ha pistato sopra, e questo ripiano in mezzo praticamente si è spaccato in mille pezzi, così ho deciso di ridurla e di togliere il piano in mezzo e perlomeno utilizzarla così. Però devo dire che alla fine qua non mi dispiace questa composizione così. Ah, là ci sono le foto del matrimonio che non avete visto, però qualcosa vi posso far vedere volendo. Sì, no, non mi ricordo, ve le ho fatte vedere, ma sai che no, non credo che ve le ho fatte vedere, no? Vabbè, ho messo le foto del matrimonio. E c'erano già anche prima, le ho lasciate, secondo me ci stanno bene. Poi da questa parte qua, allora, nei cassetti, qua sotto è vuoto, non c'è ancora niente. Qua ho messo, aspettate, ok, ho messo un po' di tè e tisane. E qua ho messo un porta posate, quindi forchettine da dolce, quelle piccoline, i coltellini, questi qua, quelli da, con cui si spalma, un cucchiaio grande può sempre servire, dei coltelli che tagliano un pochino, cucchiaini e qua altri tè, tisane. E veramente avevo messo tutti i tè e tisane di qua sperando che lui mi entrasse in questa parte qua, invece non c'entra. Ma per pochissimo, ma non fa niente, va bene lo stesso. Questa è una scrivania, io non ho acquistato niente di mobili, ho preso cose che avevo già in casa e ho cercato di riadattarle, non mi andava assolutamente di spendere altri soldi. Ho comprato pochissime cose per fare questo angolino, ovvero questo tagliere che ho trovato da casa, perché era stretto e lungo e mi piaceva tantissimo. Poi ho messo delle tazzine qua, tazze un pochino più grandi, ho messo, fatto così, queste qua le ho prese da Maison du Monde, queste mi sono state regalate credo a Natale o a qualche compleanno, non mi ricordo. Poi questo barattolo bellissimo me l'ha fatto mia cugina, anche se è natalizio, perché c'ha il tappo Merry Christmas, ma a me che me ne frega, è troppo bello e poi si vede poco qua su, quindi ho utilizzato quello. Qui c'è l'avena, qua abbiamo lo zucchero di canna mascobado. Questo barattolo è bellissimo, l'ho trovato da Happy Casa tempo fa, non l'avevo ancora, non gli avevo dato un utilizzo ben preciso, invece adesso ci tengo le capsule del caffè. Questo è carinissimo, me l'ha regalato una mia amica e c'è l'uvetta dentro, anche se non la vedrete mai perché si sta facendo buio, preso da Maison du Monde. Questo qua dentro c'è la farina di cocco. Poi un'altra cosa che ho acquistato per, mi sembra, 99 centesimi, veramente poco, da casa, è questa bellissima tovaglietta di, le tovagliette per fare colazione, e l'ho appiccicata lì dietro perché secondo me ci stava troppo bene. Poi ho messo la centrifuga, la macchinetta del caffè, lo zucchero bianco perché Christian vuole lo zucchero bianco, dei barattoli per appunto per fare i frullati, i smoothie, ci piacciono tantissimo, e questi qua sono nuovi, erano troppo carini, non ho potuto resistere. Comunque mi sembra che ho pagato 1,20 euro ognuna, quindi veramente pochissimo.
assolutamente pochissimo. Poi qua ho messo, scusate se ci sono le briciole, ci tengo sempre un pezzo di Scottex, perché vuoi non vuoi un po' di roba cade sempre. Le ciotole e i cereali. Qua c'è una mela rossa di coccio che avevo trovato da casa, stupenda. Quello è un vassoio, non so se attaccarlo su sinceramente o lasciarlo qua, però anche qua così appoggiato non sta male. E poi dulcis in fundo, come potete vedere, ho cambiato i cuscini del divano perché mi ero un po' stancata dei soliti cuscini grigi e ho messo questi cuscini rossi, cioè bianchi a cuori rossi, che sono troppo troppo carini. E ecco qua, praticamente questa, a parte la sedia che non dovrebbe stare qua e quei fili che devo un po' aggiustare, questa è la visione del mio angolo colazione. Da quest'altra parte, se vi girate, sì, non fate caso ai miei camici da lavoro che stanno lì e devo metterli a posto, la cucina non è proprio in ordine, comunque ho spostato un pochino il tavolo più giù, così c'è un pochino più di spazio qua. Ah, vi faccio vedere oggi che cosa ho acquistato. Sono andata in questo negozio che sta praticamente attaccato all'Eurospin di Recanati e si chiama NKD, non si vede, eccolo, NKD. Ho trovato due lenzuola per i lettini. Io ogni tanto, quando trovo questi prezzi, diciamo, buoni, li prendo, perché i lenzuoli per i lettini ne ho veramente pochi. Qua c'è il catalogo, aspettate che magari ce la faccio a tirare fuori quello che devo. Ho preso questo, che è un lenzuolo con... no, era il dritto. Un lenzuolo con angoli, semplicissimo bianco, e ce ne dovrebbe essere un altro. Esatto, perché sapete che ho la struttura dei lettini a castello, quindi ho preso questo, quest'altro, e come lenzuola per sopra mi hanno fatto impazzire queste qua, infatti adesso le volevo mettere, magari un altro giorno, sono un po' stanca adesso, sinceramente non mi va di arrampicarmi. Eccole qua, e il sopra l'ho pagato, fatemi vedere un attimo, allora... Il sopra l'ho pagato, questo qua con i fiori, 9,99 euro, mentre quello bianco 7,99 euro, e in tutto insomma ho speso 36,11 euro, quindi veramente poco per due paia di lenzuola. No, mi sono piaciute troppo, vedete come sono belle? Eh sì, e basta ragazzi, io vi saluto per questo vlog, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grossissimo bacio e fatemi sapere che cosa ne pensate del mio angolo colazione, ovviamente nei commenti. Vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!